I just watch the local channels. I don't need more than that. Siamo arrivati così alla fine dell'ultimo fantasma, perché dopo aver preso tutti i fantasmi in giro per la mappa devi venire qua alla diga. Si tratta anche di un personaggio nella storia di GTA, di Dom, un personaggio che nella storia si è buttato da quella diga, quindi da questa diga qua, ed è morto schiacciato qua a terra. Quindi mi sono informato e devi arrivare qua. Quindi dicono a mezzanotte, ma non è che arrivi a mezzanotte e ti apparirà il fantasma davanti. Qua dicono che devi aspettare un giro completo, quindi tipo un 24 ore sul gioco. Ok, 24 ore sul gioco, che sarebbero per noi all'incirca 48 minuti, 48, 50, qualche oretta. Quindi devi rimanere qua. Dopo che si è fatto il giro completo fino a mezzanotte, qua nel gioco sul telefono, proprio scritto 0000, apparirà il fantasma Dom. Quindi questa è una grande fregatura, quindi dobbiamo rimanere qua per parecchio tempo e aspettare che appaia il fantasma con la fotocamera. Puoi anche rimanere così con la fotocamera per 48 minuti, però assicurati anche di muoverti, se no verrai cacciato dalla partita per AFK. Quindi io questo ho saputo, ovviamente questo è l'ultimo fantasma da prendere e basta. Quindi questo è il decimo fantasma che devo catturare. Quindi grazie a tutti per questa visione su come catturare tutti i fantasmi su GTA Online. Quindi buon Halloween anche, aspettiamo anche, divertitevi, buon divertimento a tutti voi. E godetevi questo evento di Halloween su GTA Online. Quindi grazie a tutti per questa visione. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.